Raffaele Liuzzi è un medico che di professione fa il senologo, si interessa di diagnosi precoce del cancro della mammella, che nasce a Delianova sulla Spromonte e poi finisce in collegio a Roma con la prima media e poi, ritornando dal collegio, passa tutte le sue estati a Fiume Freddo insieme alla famiglia, perché a Fiume Freddo c'è maggiore agibilità, maggiore tranquillità per quelli che erano poi dei problemi anche familiari di vissuto e di difficoltà di vivere normalmente in un paese come Delianova per una famiglia che magari era osteggiata dalla microcriminalità, che poi un giorno sarebbe diventata grande criminalità. Ecco, papà cosa faceva? Papà produceva l'olio. Io quando parlo di olio... Era uno che si era fatto da solo, quindi si è fatto il frantoio come i suoi fratelli. E quindi l'ha fatto piano piano, si è fatto la casa, si è fatto il frantoio, un pezzo di terra, ma ovviamente io ho sempre convissuto con questo odore di olio dentro casa, quindi per me è un ricordo dell'infanzia che spesso mi viene a trovare. Per me un olio spremuto è un'emozione. Ecco, cosa ricorda del suo paese nativo? Io cosa ricordo? Io non è che ho rinunciato da poco, forse sto allontanandomi da questo paese. Cosa ricordo? Ricordo la mia infanzia, ricordo giocare a pallone nei campi, ricordo gli amici, ricordo le estati al mare con mia nonna a Bagnara, ricordo altre estati che passavo a Palmi, ricordo il paesaggio, ricordo i colori, ricordo gli odori, ricordo i sapori. Ha nostalgia ogni tanto di tornare? Ma la nostalgia non è che ho nostalgia, io torno in Calabria è come se ritornassi a Delianova, perché per me il ritorno, io ogni 15 giorni vengo a Fiume Freddo. Perché a Fiume Freddo? Perché sono legato a sto borgo. Ecco, Fiume Freddo, la famiglia. Ecco, perché la passione? Perché io passavo l'estate a Fiume Freddo, quindi dal collegio la famiglia si ricomponeva, si riuniva in una casa al mare che era a 200 km dalla Spromonte. E io ho sempre amato questo luogo, perché per me, ma intanto, capisci, il mare come mare, ma a livello di bellezza, per me la bellezza di questo paesaggio era il borgo sul mare, fatto di case in pietra, fatto di un territorio ancora intatto perché è stato abbandonato. Lei talmente che ama questo borgo che crea occupazione, anche posti di lavoro con i giovani. Ma sì, crea, cioè, qualcosa che arrivano anche in media nazionale, diciamo anche... Allora, io dico che io ho amato, odiato questa terra, perché 10 anni non avevo nessuna voglia di stare in collegio a Roma, senza genitori, senza la mia lingua. Io ho imparato l'italiano a Roma, c'è una flessione romana, perché parlavo il calabrese. 10 anni non avevo certo imparato l'italiano a scuola, si parlava l'italiano tradotto dal calabrese, quindi la costruzione della frase era sempre calabrese. Quindi per me questa terra era una terra che mi aveva quasi espulso, e sono andato a finire da solo, senza genitori, in una città come Roma. Il ritorno adesso è completamente diverso. Io quando ritorno dico che mi curo. Perché mi curo? Perché qui trovo la bellezza. Cos'è la bellezza? Secondo me la bellezza è la bellezza del paesaggio. Quando il mio occhio guarda il paesaggio, guarda il mare, guarda le montagne. Fiume Freddo è come avere 3 finestre, una dà sul mare, una dà sulle campagne ancora, in cui ci sono ancora i contadini che ti portano il vero cibo. Il cibo non trasformato, il cibo non processato, il cibo agricolo, che è bio, non è inondato di chimica. Poi la terza finestra, se ti giri, c'è la montagna, c'è il Monte Cucuzzo, che è la vetta dell'Appennino Paolano.
Quindi è una situazione geografica completamente ottimale, c'è tutto. E quindi per me questa è la bellezza del paesaggio. E vivere in una città come Roma, caotica e spersonalizzata, con un lavoro duro, difficile, complicato, che coinvolge molto dell'umanità delle persone, la paura, il dolore del cancro, io qui posso dire che mi curo. Cioè oggi Fiume Freddo mi sta dando molto, mi dà di più di quello che io do a Fiume Freddo, quindi diventa doveroso fare qualcosa per questo posto. Ma per fare che cosa? Fare qualcosa che sia il bene comune, cercare di tutelare e far apprezzare la bellezza di questi luoghi. E quindi cosa si è costruito? Si è costruito un albergo diffuso, che è una forma di ecoturismo, perché tu non devi costruire nulla, devi rimettere a posto delle case di pregio, case in pietra del 1300, 1400, 1500, legarle tra di loro e poi offrirgli non solo l'ospitalità residenziale, ma anche l'ospitalità della convivialità, quindi del cibo. Quindi il territorio, valorizzare le filiere dell'agricoltura che danno anche, creano anche economia. Quindi per me tutelare, vincolare i borghi, amare i borghi è un'urgenza non solo civile e sociale, ma anche economica, perché dare un'opportunità di lavoro a dei giovani che sono la restanza, chiamavano, che sono la vera resistenza e resilienza. Loro sono quelli che possono far sì che i borghi non vengano spopolati, possono venire ripopolati, perché gli dai una forma di lavoro che, non, che il vero turismo sostenibile, che è il turismo da una parte enogastronomico, dall'altra il turismo residenziale. Ecco, qual è il messaggio? Spesse volte si dice ai giovani: scappate via da questa terra, non si può fare impresa in Calabria. Ma... ecco, oggi impresa si può fare in Calabria, perché lei, prima persona, ce la può dimostrare che fare impresa si può. Ma si può fare, si deve cominciare impresa sociale, poi la politica dovrebbe aiutare chi fa qualcosa di sostenibile, visto che stiamo in un'era quasi post-Covid in cui si parla di conversione ecologica. Cioè, quindi la costa è stata saccheggiata, il turismo balneare è definitivamente fallito, non porta economia e saccheggia e cementifica ancora quello che di bello avevamo, cioè la natura. Col turismo balneare non possono vivere, però cioè, una certa miopia, un ritardo notevole da parte della classe politica su cosa bisogna fare per superare questo turismo balneare che si riduce a 2 settimane l'anno, è scarsamente professionale. Ma non è solo questo il problema è che tutta questa bellezza che ha questa terra, 800 km di costa, 200 km di montagne, la sua biodiversità, pensiamo solo che una volta la Calabria era enotria, la terra del vino, si arrivava pure a 400 vitigni. Adesso c'è una forma di nuovo rinascimento, chiamiamolo appunto rinascimento dell'olio e del vino in Calabria, cioè ci sono aziende eccellenti da un punto di vista di olivocultura e di viticoltura. E sono giovani che spesso sono stati fuori, adesso sono ritornati. Allora, per cambiare qualcosa in Calabria, a mio giudizio, ci vuole un po' di fuga e poi per scelta devi ritornare, la devi guardare con un occhio strabico, un po' da fuori, un po' da dentro. Altrimenti caschi in quello che è il grosso problema dell'immobilismo. L'immobilismo deriva dal familismo calabrese, che è una delle iatture per la crescita di questa terra. Cosa c'è da fare? C'è da aiutare chi rimane. Una volta, come dice il professor Vito Teti, noto antropologo, una volta il sacrificio era che l'emigrante partiva. Oggi sapete qual è il sacrificio? Restare. La cosa più semplice sarebbe andare via. Ma restare con sacrificio significa amare questa terra.
e noi dobbiamo aiutare chi è rimasto, e questo è il mio obiettivo, aiutare chi mi dice non voglio andare via, perché voglio riscoprire la bellezza di questi muri in pietra che sono state spesso nascoste dal cemento o sono tuttora nascoste dal cemento, e mi dice la bellezza. Allora, se noi andiamo alla ricerca della bellezza, forse ci salveremo noi calabresi, perché ce n'abbiamo tanta di bellezza, che spesso l'abbiamo coperta dalla bruttezza, come abbiamo coperto le spiagge da cemento. Quindi l'abbiamo fatto anche in questi vecchi borghi in pietra, in cui il cemento ha coperto la bellezza con la sua bruttezza. Allora, se noi tuteliamo la bellezza, forse ci salveremo. Se noi pensiamo di delegare tutto al mercato, non ci salveremo. Quindi, ma ci vuole anche quello, un'altra cosa che mi giudizia manca è che si cresce culturalmente, si fa poco per la cultura di questa terra. Eppure abbiamo poeti giovani eccezionali, abbiamo antropologi di spessore internazionale. Valorizziamo queste, al di là delle sagre, pesce spada, peperoncino, tonno e via dicendo, che poi alla fine non portano nulla, anche perché è cibo spesso industriale.